compagnia di Leonardo Leonardi, il capitano della Boca C8. Prima serata di questa settimana dell'Orgoglio Boca. È un modo per ripartire, per non fermarci, per dimostrare che la Boca c'è. Al di là del risultato di questa sera, è importante ruotare questo messaggio. E la Boca, da grande famiglia, si mischia a 8-11 e siamo tutti qui pronti a divertirci. Esattamente, stasera il nostro intento era quello di dare valore ai nostri desideri, quelli di giocare praticamente, e anche di esprimere quello che la società ci rappresenta, ovvero giocare rispettando le regole, però con l'intento di rappresentare lo sport, l'unione tra di noi, tra i ragazzi. Stasera siamo in compagnia dei ragazzi calcio a 11, ci stiamo divertendo. Sempre un ringraziamento al nostro mister Garbuia, alla società, e niente, speriamo di continuare così e che il governo ci dia una mano per continuare a fare quello che amiamo, lo sport, il calcio. Senti, a proposito, proprio da grande famiglia, rispettando le regole, purtroppo dobbiamo tagliare fuori chi non è in possesso di green pass rafforzato, però il primo pensiero va a loro, cioè questa partita è per chi non può esserci. Esattamente, noi rappresentiamo lo spirito di tutti, anche chi non c'è stasera, non per colpa nostra, non per colpa propria, purtroppo ci limitano in queste cose, e noi niente, un pensiero va a loro. Stasera siamo riuniti per questo e speriamo di riaverli tutti qui, chi non c'è per causa Covid e chi non c'è per queste restrizioni. Speriamo di tornare tutti insieme quanto prima. Grazie a Leonardo Leonardi. In compagnia di Luca Azzurro, esterno della Boca C8, serata per dimostrare che nonostante tutto la Boca c'è, continua ad allenarsi rispettando le regole, ma non si ferma. Proprio questo è l'importante, nonostante tutto ci siamo, dimostriamo di esserci, perché anche grazie a te noi siamo una grande squadra, siamo un grande collettivo e possiamo arrivare ovunque, non ci ferma nessuno. Quindi sono contento di questa serata, secondo me stiamo dando un segnale molto molto importante, dobbiamo continuare così a dimostrazione che siamo veramente veramente importanti e non molliamo mai. Senti, poi grande famiglia che si vede proprio da questo, no? Questa sera 8 e 11 insieme, a dimostrazione che una squadra, ma è l'insieme proprio di tutti i tesserati Boca che poi fa la differenza. Esatto, confermo, perché comunque sia è molto molto importante essere tutti uniti, dimostrare, come ho detto prima, che non molliamo mai e che siamo un'unica squadra, calcio 8, calcio 11, tutti una famiglia, come hai detto tu. E devo ringraziarti perché ci stai dimostrando ogni giorno sempre di più quando ci tieni con la passione, e anche perché lo dimostri anche con tutte le categorie, dal calcio a 5 anche con i bambini fino al calcio a 11. Grazie a Luca Azzurro allora. In compagnia di Riccardo Fusonera, capitano della Boca C11, questa sera è amichevole, che fa parte della settimana dell'Orgoglio Boca, eccolo, trofeo capitano, dell'amicizia, eccolo. Anche qualche gattafoni, fermati che dopo tocca pure a te gatto, vieni Riccardo, spirito Boca, questa sera serve per dimostrare che noi ci siamo, nonostante tutto non ci fermiamo e continuiamo a stare tutti insieme. Sì, nonostante tutte queste restrizioni che ci dà il governo, noi continuiamo comunque ad allenarci finché nelle nostre possibilità. Ci dispiace per tutti i nostri compagni che purtroppo non sono vaccinati, quindi non possono allenarsi. Giocare insieme con noi e divertirsi, perché questo è tanto lo spirito. Speriamo di fare buone cose il prossimo anno. Questa sera, diciamo, è proprio una grande famiglia, no? Si unisce l'8 e l'11 per dimostrare che poi, al di là della squadra di appartenenza, si fa parte di una grande società che è una grande famiglia. Sì, noi adesso ci siamo ritrovati con il calciotto e noi comunque siamo sempre una grande famiglia, quindi anche calcio 5, calcio 7, calcio 11, ci mischiamo tutti e ci divertiamo finché è possibile farlo. Senti, l'ultima cosa, l'idea, ovviamente la voglia di rivalsa in terza categoria, si ripartirà tra poco. Questa squadra non merita l'ultimo posto, merita di vincere per i sacrifici, perché nonostante tutto non ci siamo fermati, ci siamo continuati ad allenare e se c'è il destino che ci guarda, arriverà presto. Speriamo, perché comunque ci tirerà su di sicuramente morale, una vittoria a 3 punti, portarli a casa, sarà tutto diverso, ci alleneremo con più divertimento, con più allegria, con più foga, speriamo che di arrivare ai playoff, speriamo. Grazie Riccardo Fusonera. In compagnia di Roberto Del Rosso, gruppo arbitri Marche, presente alla settimana dell'Orgoglio della Boca, primo trofeo dell'amicizia Tech, medaglie per tutti, era un segnale per ripartire. Sì, una bellissima serata, onorato di aver partecipato, una bellissima partita nel rispetto del fair play, nel rispetto delle regole. In realtà erano amichevoli, trasformati in trofeo proprio per dare un segnale che la Tech c'è, la Boca c'è, i campionati continuano. Sì, i campionati continuano, stiamo disputando alcune partite per finire il girone d'andata, la Boca c'è sempre in tutte le competizioni, calcio a 11, calcio a 5, calcio a 8 e giovanile. Stiamo facendo una lotta, anche se poi possiamo poco, contro un decreto che in questo momento discrimina lo sport, e noi che siamo per l'inclusione, veramente fa male dire a dei ragazzi di non giocare.
Sì, lo sport dovrebbe unire, invece in questo momento il governo sta dividendo, soprattutto ragazzini di 12, 13, 14 anni, è veramente una vergogna. E noi comunque continueremo a giocare, non ci fermeremo. Sì, rispettando le regole continueremo a giocare. Grazie a Roberto Del Rosso del gruppo Hard di Marche. Grazie, ciao. In compagnia di Paolo Scattolini, SCP United Continental, e insieme alla Boga il trofeo dell'amicizia Tech è un modo per ripartire, per dare un calcio al Covid e per esorcizzare la paura. Sì, hai proprio ragione, anzi ringrazio la Tech per questa opportunità, perché obiettivamente di fermarci tutti sarebbe piaciuto, quindi è stato un buon segnale, speriamo che sia servito. I ragazzi li ho visti contenti, nessuno di questi si voleva fermare, siamo tutti muniti di Green Pass, per cui siccome lo stato di dice che col Green Pass si può giocare all'aperto, non vedo perché fermarci, questa è la realtà. È stata una bella serata di sport, no? Al di là di chi vince, chi perde, è vero che non ci sono state coppe ma medaglie per tutti, un ulteriore simbolo di uguaglianza in un momento in cui lo sport in qualche modo purtroppo subisce anche il decreto e quindi c'è discriminazione. È nata così e così è stata mantenuta, doveva essere così. Oggi non era una partita, era un amichevole, proprio perché era un segnale che volevamo dare. Ragazzi sono divertiti, non ho visto mai ma neanche un accenno di fallo, di cosa non sportiva. Siamo partiti con gli abbracci, il lino italiano, siamo finiti con gli abbracci, questo era oggi. È giusto così oggi. Senti, poi i ragazzi in questo modo si sentono anche protagonisti, no? Perché si canta un inno, perché comunque siamo italiani e stiamo vivendo tutti una situazione terribile da 2 anni, e in qualche modo con lo sport in quelle 2 ore cerchi di non pensarci. Guarda, li ho visti veramente coinvolti, anzi di questo ne ringrazio, è stata una bella manifestazione, li ho visti coinvolti, li ho visti tutti che cantavano l'inno, io per primo, poi tra l'altro, quindi proprio il cuore ci hanno messo, proprio bello vedere questa cosa, è stata una bellissima cosa, ve ne ringrazio proprio di questa opportunità. E ora si ripartirà con i campionati a breve, perché noi non ci fermiamo. Speriamo prima possibile, perché tutti noi abbiamo voglia di giocare nei limiti e nel rispetto delle regole dello Stato, del Covid, eccetera, eccetera, giustamente. Dobbiamo fare cose secondo le regole, però vogliamo fare quello che si può fare. Poi ovviamente ognuno fa le proprie scelte, su questo anch'io, la mia squadra, chi non ha voglia, chi non se la sente è liberissimo, non mi farò mai sarà penalizzato per questo, si va avanti con chi ha voglia e chi può col Green Pass, ovviamente, come giusto che sia. E allora viva lo sport, grazie a Paolo Scattolini e viva la Tech. Grazie a voi e viva la Tech, confermo.